Credetemi che per me oggi è un giorno bellissimo, perché se mi avessero detto a 16 anni, 15 anni, quando io passavo tantissime ore nella biblioteca del mio liceo, un giorno avrei la possibilità di mettere 100 scrittori o anche di più tutti insieme e far sì che ci sia un salto di qualità culturale. Stiamo facendo una scommessa tutti insieme. Ecco, se me lo avessero detto a quell'età non ci avrei mai creduto. Leggere leggeri, in cui 100 scrittori italiani si metteranno in contatto con 300 scuole, ognuno tre volte, per presentare un classico, diciamo, contemporaneo. A noi è sembrata una bella idea, perché io che insegno anche a scuola mi rendo conto che è difficile portare i ragazzi alla lettura. Abbiamo messo a punto un progetto speciale che si chiama appunto 100 libri, che ha l'obiettivo di raccontare ai ragazzi e alle ragazze i libri, quei libri che bisogna assolutamente avere letto e che la scuola spesso non fa in tempo a far leggere ai ragazzi, cioè i libri del Novecento, cioè molti libri scritti dalle donne che spesso vengono trascurati. Io sono riconoscente a chi era così come tutta la mia classe, perché avere uno scambio di tipo culturale, di parlare di cose diverse, ci ha permesso di entrare in contatto con una realtà diversa, di guardare fuori da quello che stava succedendo all'interno delle nostre mura. E per questo, quindi, siamo riconoscenti a questo progetto di Spangarla, che aveva come prerogativa quello di andare oltre. Questo rapporto tra noi scrittori e il mondo della scuola è un rapporto vincente che deve cominciare oggi e continuare per sempre, io credo, perché di questo c'è bisogno, ne hanno bisogno i ragazzi e ne abbiamo bisogno anche noi scrittori, ecco. Se avessi la vostra età e avessi la possibilità di dialogare con uno scrittore, di vedere uno scrittore o in classe o a distanza, insomma, io spero che si possa andare presto anche in classe, penso che da studentessa mi sentirei molto molto fortunata. Quindi grazie veramente a tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci. Marco, grazie. Grazie.